siamo felicissimi di aver fatto questo intervento e anzi ci auguriamo che aumentino sempre di più le fontane monumentali di cui ABC può prendersi cura. Il ripristino delle fontane monumentali non rientra propriamente nella gestione del servizio idrico integrato, ma questa è una linea di intervento che noi come azienda facciamo con piacere perché ci permette di stare vicino alla città e di contribuire al decoro urbano. Torna a zampillare la fontana delle Sirene in piazza San Nazaro, uno dei simboli della città. Sono terminati i lavori per la rifunzionalizzazione dell'impianto idraulico e la sostituzione del quadro elettrico con una nuova centralina di comando. La fontana fu eretta dallo scultore Onofrio Buccini nel 1869 per ornare i giardini della stazione ferroviaria, ma nel 1924 fu spostata in piazza San Nazaro per l'inaugurazione della galleria che collega Mergellina a Fuorigrotta ed è un gruppo marmoreo con in cima la Sirena Partenope. È una fontana bellissima e credo che forse non ci sia una fontana che meglio rappresenti la storia di Napoli che quella della sua sirena. Bellezza, immaginazione, storia, insomma la vedete, è spettacolare, non ci sono parole. A Napoli ci sono 54 fontane di pregio storico-artistico, 15 sono state già rifunzionalizzate ed affidate in gestione all'azienda speciale. Sì, teniamo un piano sul riqualificazione delle fontane storiche di Napoli, che sono molte decine, alcune già le abbiamo fatte qui, sia Piazza Municipio, la fontana del Carciofo, le fontane di via Caracciolo. Adesso abbiamo un piano anche su quelle di Posillipo, quindi siamo partiti adesso con quella di Piazza San Nazaro. Questo è un lavoro molto complicato che ha dovuto fare il comune e l'ABC perché aveva molti problemi dopo anni di disattenzione. Poi faremo anche quella di del Leone, faremo quelle di Piazza Salvatore di Giacomo, ma anche poi non solo nella collina di Posillipo ma in molte altre, una dopo l'altra. C'è tutto un piano finanziato per questa riqualificazione delle fontane.